Questa l'ho insacchettata ieri, adesso la apro. Oddio, che profumo pazzesco. Ragazzi, questa è la colomba della vita, me lo sento. Oddio, leggerissima, soffice. Che aromi favolosi che ha. Allora, abbiamo la neve attorno. Ahimè, quest'anno la Pasqua arriva veramente in anticipo. Siamo ancora in paesaggio invernale che inizia a dare i primi accenni a quello primaverile. Con la colomba forse riusciamo ancora di più ad entrare nel contesto primaverile pasquale, anzi sicuramente. E ve la do questa ricetta perché davvero merita tantissimo. Tutti i consigli e tutte le spiegazioni più dettagliate per farvi ottenere davvero un risultato strepitoso, come voglio sempre farvi ottenere. Quindi intanto vi dico, mettete mi piace a questo video se già vi sta ispirando, condividetelo e commentate se poi nel corso della ricetta soprattutto avete bisogno di chiarimenti, io vedrò di rispondere. Ovviamente poi la ricetta la trovate sul blog, però io vi consiglio prima di vedere tutto il video per capire bene tutti i passaggi, perché in video c'è poco da dire, è molto più chiaro. Iniziamo a preparare questo grande lievitato che, detto così, potrebbe spaventare. Effettivamente sì, è più laborioso degli altri, però regala anche molta più soddisfazione quando lo sfornate, con l'amato e alle volte odiato, proprio perché forse è un pochino più impegnativo da gestire, lievito madre. Calma tutti, perché alcuni potrebbero dire lievito madre dove lo compro, dove non lo compro, non so da che parte, da chi recuperarlo. Potete andare da un fornaio, però magari è un'azione un pochino sfacciata, non vi va di essere così diretti? Andate sul sito di Petra e trovate Genesis, che è il loro lievito madre addormentato, che dovete semplicemente risvegliare e vi garantisce davvero un ottimo risultato, perché è un lievito madre profumato, bello attivo, che voi semplicemente dovrete rinfrescare magari 5-6 giorni prima dell'inizio della ricetta. Lo dovete rinfrescare quotidianamente con la planetaria e lo lasciate per tutti questi giorni, non in frigorifero ma a temperatura ambiente. Il giorno in cui andate ad impastare la colomba dovete fare 3 rinfreschi a distanza di 3 ore l'uno dall'altro. Ovviamente ragazzi, io vi sto a parlare di lievito madre, ma perché è quello che ci permette di dare quei sapori che noi ci aspettiamo in una colomba, in un panettone, in un pandoro. Se voi non lo utilizzate vedrete che vi deluderà il risultato. E non ha senso che se noi prepariamo un grande lievitato a casa ci deluda dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto. Noi vogliamo quantomeno superare la bontà dei prodotti che si trovano di solito sulla grande distribuzione nei supermercati, e magari riusciamo ad arrivare allo stesso livello delle colombe che si trovano in pasticceria, e se siete particolarmente bravi anche a superarlo, perché tante colombe che si trovano costano tanto, non hai un buon rapporto qualità-prezzo. Mi raccomando, poi la farina per rinfrescare il lievito madre deve essere la stessa che utilizzate anche per la realizzazione di grandi lievitati, quindi con Petra 6384 non vi sbagliate, perché ha un'ottima quantità di proteine ma anche un'ottima qualità del glutine. Non è la stessa cosa rispetto alla farina manitoba, cioè sì, la farina manitoba è bella forte, però non ha la stessa qualità del glutine, non vi permette di avere una struttura dell'impasto così bella. Trovate ovviamente il link al loro shop online qua sotto e trovate tantissime qualità di farina, e ovviamente trovate anche questa. Io la farina forte non ce l'ho solamente nel periodo pasquale o natalizio, ma ce l'ho proprio per tutto l'anno. In questo modo sono certo di avere un ottimo rinfresco del mio lievito madre. Un'altra cosa che vi devo dire è che sempre per avere un risultato eccellente, io vi dico questo non tanto per essere prolisso, ma perché voglio spiegarvi tutti i consigli. Ricordatevi che per la realizzazione di un grande lievitato, dato che l'impasto sarà molto lavorato, dobbiamo tenere gli ingredienti secchi in congelatore, mentre gli ingredienti umidi in frigo. Devono essere tutti belli freddi, tranne il lievito madre, non è necessario insomma mettere in frigo anche quello. Ok, iniziamo con l'impasto. Ora penso sì, siamo pronti. Allora prendiamo appunto un pezzo di lievito che ha fatto l'ultima lievitazione di 3 ore. Meglio che non sia la parte superficiale, perché potrebbe aver subito degli sbalzi termici, soprattutto se non avete una cella di lievitazione come nel mio caso. Quindi eliminiamo la parte superficiale, prendiamo il pezzo di lievito che ci serve, 90 grammi. La parte restante poi la rinfrescheremo dopo e la potremo conservare per altre ricette, per i vostri pani eccetera. Questa parte che ci serve la mettiamo in planetaria assieme alla farina molto molto fredda e a uno sciroppo
freddo anche questo, fatto di acqua e zucchero. In questo modo il nostro zucchero sarà molto meglio assorbito, è un segreto che ci permette di avere un assorbimento più facilitato. Iniziamo con la foglia, mi raccomando, perché anche in questo caso ve lo dico, insomma, la foglia rispetto al gancio, a parer mio, amalgama molto meglio gli ingredienti, regala una migliore resa glutinica, nel senso che la maglia è molto più forte, molto più bella e diciamo che simula secondo me meglio l'azione che farebbe un'impastatrice a braccia tuffanti delle, pizzerie, delle pasticcerie, oppure una impastatrice a spirale. Noi abbiamo la planetaria, immagino, se avete la spirale o la braccia tuffanti ancora meglio ovviamente, però se avete la planetaria io vi consiglio la foglia. Iniziamo ad amalgamare e dovrà andare questo impasto per almeno 10 minuti. Mi raccomando, aiutate il vostro impasto a formarsi bene, quindi ogni tanto prendete l'impasto, lo togliete dalla foglia e lo girate e poi proseguite. In questo modo davvero la maglia si forma alla perfezione e in modo omogeneo soprattutto. E quando questi minuti sono passati di lavorazione, prendete l'impasto e iniziate a capirlo, cioè se dilatandolo un po', se ne prendete un pezzettino, vedete che è bello resistente, nel senso che si sente che ha un po' un elastico, tirandolo non si spezza, allora a quel punto la maglia glutinica si è ben formata e potete passare allo step successivo, ossia alla aggiunta dei tuorli, che devono essere anche questi ovviamente freddi, sbattuti con una forchetta, e aggiungeteli piano piano mentre la vostra planetaria è in movimento. Soprattutto nel caso degli ingredienti umidi, aggiungeteli sempre a filo mentre la vostra pasta sta andando. Se li aggiungete tutti di botto, magari quando la planetaria è ferma e poi la fate andare, potrebbe succedere che l'impasto, la maglia glutinica, si distrugga letteralmente, cioè sembra quasi poi che il vostro impasto, che dovrebbe appunto essere bello elastico, bello unito, sembra proprio un impasto di una torta. Quindi mi raccomando, questa fase è importante, sempre a filo gli ingredienti, possibilmente soprattutto i tuorli, aggiungeteli, magari anche il burro in realtà, aggiungeteli a step, nel senso a filo una prima parte, lasciatelo lavorare un po', girate un po' l'impasto e poi a filo la seconda parte. Lasciamo formare di nuovo la maglia glutinica, sempre molto importante che la maglia glutinica si formi. Aggiungiamo il burro. Se il vostro impasto è, come dire, a temperatura ambiente quasi tendente a scaldarsi, meglio che il burro sia bello freddo, altrimenti mettetelo a temperatura ambiente, come faccio io. Lo prendo dal frigo, lo massaggio tra le mie mani in modo tale che lo scaldo un po' e lo ammorbidisco, e lo aggiungo all'impasto nel mentre la planetaria ovviamente sta andando. Amalgamato questo, cerco di creare una palla in modo davvero molto molto semplice, senza lavorarlo eccessivamente. Lo metto in una ciotola, lo copro con pellicola, ci faccio nel mezzo un buchino con uno stuzzicadente e lo lascio lievitare a 28 gradi se possibile. Io prendo sempre una pentola, scaldo dell'acqua all'interno e poi la metto sul fondo, sopra però ci metto una teglia in modo tale che non abbia proprio un calore troppo diretto nei confronti dell'impasto, perché altrimenti davvero potrebbe quasi cuocersi causa il vapore che sta sotto. La luce accesa dipende, se la luce del vostro forno scalda troppo vi consiglio di tenerla un po' e poi spegnerla, se invece si scalda troppo poco allora vi consiglio di tenerla sempre accesa. Ad ogni modo, se potete monitorare la temperatura dell'impasto con un termometro ancora meglio, deve proprio stare sui 28 gradi, quindi ogni tanto magari date un occhio. Se vedete che la temperatura sta sui 30 gradi va benissimo, anche 27, e inizia a diventare già buio top, deve raddoppiare di volume, quindi aspettate il tempo che serve per ottenere questo risultato che vi metto qua in clip. Una volta raddoppiato, lasciatelo in frigo per tipo 2 o 3 ore in modo tale che si raffreddi molto bene. Consiglio, perché potrebbe succedere, se il vostro impasto vedete che proprio non ha lievitato pochissimo dopo un bel po' di tempo che avete atteso, io di solito attendo 10 ore, 12 ore al massimo, però se vedete che nonostante passino le ore l'impasto non lievita, significa che non l'avete lavorato così bene il lievito. Non c'è problema, cioè insomma cercate di recuperarlo perché non ha senso buttarlo. Lo mettete in frigo appunto a riposare, a raffreddare, e nel mentre preparate una piccola biga fatta con acqua, farina e lievito di birra. Il lievito di birra è vero che non è il massimo per un grande lievitato, però siccome abbiamo il lievito madre che dà sapore, dà anche aumenta la conservazione del nostro grande lievitato, abbiamo comunque un buon risultato anche se ci aggiungiamo il lievito di birra. Io l'avevo fatto ad esempio per il pandoro, questa cosa per il pandoro è diciamo una prassi che si può fare, nella colomba no, nel panettone nemmeno, però se dovesse succedere che il vostro impasto
pastrono lievita, non vedo perché appunto non dobbiamo farlo per salvarlo, ok? Ora veniamo al secondo impasto, quindi l'impasto in cui si aggiungono poi anche i canditi e insomma tutti gli aromi che danno proprio quella caratteristica nota agrumata alla nostra colomba. Prendiamo il nostro impasto lievitato, ben raffreddato, aggiungiamo la farina bella fredda e iniziamo ad amalgamare appunto questi due ingredienti. Aspettiamo che la maglia glutinica sempre si formi. A questo punto aggiungiamo lo zucchero, che io in realtà trito un attimino, tipo zucchero a velo, in modo tale che sia ancora più facilitato lo zucchero a venire assorbito dall'impasto, e continuano ad andare fino a quando insomma lo zucchero si è amalgamato e soprattutto la maglia glutinica è tornata bella tenace. Fatto questo, aggiungo metà tuorli a filo, aggiungo poi il sale, una volta assorbito anche questo gli aromi sono miele d'acacia mescolato con scorza d'arancia. Io ne metto addirittura due perché voglio sentire molto questa nota, limone e pizzico di vaniglia, cioè pizzico, insomma ci metto un bel po' di vaniglia, i semi di una bacca. Anche questo aroma deve essere amalgamato a filo, mi raccomando. Se non volete usare il miele potete usare la pasta d'arancia. Io ho voluto utilizzare questo metodo del miele con la vaniglia e con la scorza di agrumi perché è molto più comune e più facile insomma da trovare come soluzione. Seconda parte di tuorli sempre a filo, mi raccomando l'impasto deve essere sempre bello incordato, e poi alla fine il burro, anche in questo caso se l'impasto si è leggermente surriscaldato bello freddo, altrimenti lo manipoliamo bene e lo aggiungiamo. Una volta che anche il burro è stato assorbito aggiungiamo le arance candite, amalgamiamole bene, non esagerate con l'amalgama, però allo stesso tempo fate in modo che i canditi siano distribuiti in modo omogeneo. Lasciamo riposare il nostro impasto all'interno della ciotola per tipo 30 minuti, così è bello rilassato, e poi lo trasferiamo sul banco da lavoro, facciamo una pirlatura abbastanza semplice con l'aiuto di un tarocco e poi lo lasciamo riposare per tipo un'oretta in modo tale che sulla superficie si formi una sorta di pellicina. Lo dividiamo a metà, facciamo due salsicciotti che dovranno corrispondere alle ali della colomba e al corpo, disponiamoli bene e lasciamoli lievitare sempre a 28 gradi o comunque giù di lì in forno fino al raddoppio o fino comunque a quando raggiunge quasi il bordo dell'impasto, dello stampo, scusatemi. Ora basta semplicemente infornare la nostra colomba. Prima di infornarla ovviamente però facciamo la nostra glassa con mandorle. Io non uso quelle spellate, preferisco tenerle, cioè con la buccia. Mandorle amare, ne uso solo tre giusto per dare quella nota più di amaretto che ci sta benissimo. Zucchero, pizzico di sale, frullate questi ingredienti, poi aggiungete l'amido di mais, frulliamo ancora e poi infine si aggiunge l'albume che ci permette di ottenere appunto la glassa che deve avere questa consistenza che vi mostro in clip. Questa glassa va ben distribuita sulla nostra colomba, con estrema delicatezza la spatoliamo in modo tale da rivestire completamente la colomba. Io preferisco rivestirla bene, che non ci siano spazi in cui l'impasto è visibile. Prima ci metto un pochino di zucchero a velo, mandorle di buona qualità possibilmente, visto che la facciamo in casa spingiamo su prodotti veramente buoni, granella di zucchero, completo ancora con un po' di zucchero a velo. Ora in forno con la gratella, mi raccomando, infatti quando mettete la colomba a lievitare disponetela sulla gratella, non sulla teglia, in modo tale che in forno si sviluppi meglio perché il calore appunto è più diretto. 170 gradi preriscaldato, andiamo nella parte medio-bassa, mezz'ora a 170 gradi, poi abbassiamo la temperatura e capiamo, nel senso che dobbiamo dopo 20 minuti che è stata 160 capire se effettivamente è cotta. Come farlo? Con un termometro, deve raggiungere la temperatura di 94-95 gradi. La togliete dal forno e la spillate in questo modo, perché altrimenti fa come un soufflé, la colomba, come il panettone, appena la togliete tende ad abbassarsi e ovviamente tutte le bolle che abbiamo all'interno, tutto l'impasto bello areato e poi si abbassa, è un disastro. Quindi giriamola così, lasciamola raffreddare a testa in giù con questo aggeggio comodissimo che trovate anche su Amazon, 8 ore, e poi la mettete in un sacchetto in modo tale che si mantenga molto bene. Potete lasciarla nel sacchetto anche per davvero tipo 2 settimane e grazie soprattutto al lievito madre si conserverà alla perfezione, sarà buonissima. Dopo 2-3 giorni sarà ancora più buona perché gli aromi hanno avuto la possibilità di conoscersi, sarà pazzesca davvero. Se la servite a temperatura ambiente ancora meglio, magari lasciate un attimino sul termosifone o vicino a una zona calda,
pazzesca, perché il burro si ammorbidirà, esploderanno in bocca tutti i suoi profumi e la vostra felicità sarà alle stelle. Basta, ho finito, è stato bellissimo raccontarvi questa ricetta, mi raccomando provatela a fare, se la provate taggatemi su Instagram o su Facebook. Altri due video se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, rimanete sempre aggiornati sui nuovi video, e qua sotto invece trovate il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta. Buona Pasqua con un botto di anticipo, io il coltello l'ho lasciato laggiù e quindi, siccome non ho voglia di andare, prendo queste bricioline che sono sempre pazzesche. Buona colomba a tutti, raga. Ci vediamo alla prossima.